Questa sera Zegna la nuova edizione del Vino e Falò. Proseguiamo nell'iniziativa e siccome non abbiamo più la vigna, ma il vino l'abbiamo sempre comunque fatto, c'è stato un periodo dove nel 2003 avevamo la vigna in comodato gratuito a Moncucco e facevamo anche il vino solidale, che è servito anche a finanziare qualche volta qualcosa per il Sermi, che è stata comunque una buona cosa. È una tradizione che speriamo di poter portare avanti ancora per parecchio tempo. Noi l'attrezzatura ce l'abbiamo, la buona voglia cerchiamo di metterla, compriamo l'uva e facciamo il vino buono per i nostri soci. Quest'anno abbiamo un vino che fa comunque 14 gradi, una Barbera un po' mista, comunque un buon vino. E da tradizione tutti gli anni intitoliamo il vino a uno che fa qualcosa per la nostra società. Quest'anno non l'abbiamo ancora rivelato, ma è Furno Elio, è stato un nostro caro amico che ci ha sempre dato una mano nella vendemmia, nella vinificazione, e pertanto quest'anno il vino è dedicato a lui. Poi la serata si chiuderà con il falò. Certo, noi poi faremo una merenda sinoira che è una cena a tutti gli effetti, però l'abbiamo fatta un po' così a buffet all'americana, poi ci sarà un piatto di pasta calda e poi faremo il falò come da tradizione. Oramai il significato vero e proprio non si sa neanche com'è, ma è una tradizione che lo facevano nelle vigne, perché la nostra, diciamo, vini e falò è nato assieme a Diano d'Alba e Castelnuovo Don Bosco, sì. E il primo anno l'abbiamo fatto tutti e tre assieme, poi siccome veramente il vino lo facciamo solo noi, le altre società sono dei vinificatori che ognuno ha la sua cantina, loro hanno lasciato perdere, perché si doveva fare il falò in concomitanza nei tre comuni. E noi abbiamo continuato, finché riusciamo andiamo avanti, poi vedremo cosa succede.